Mister, domenica sono arrivati 3 punti, anche se un po' soffrendo e con un risultato limitato all'1-0, ma comunque i 3 punti sono importanti in questo periodo. Adesso ci si affaccia verso un trittico dove non si può più sbagliare. Partiamo dalla prossima trasferta. Sono diverse, quant'è? 6 settimane che sono. Cioè su 6 settimane non si doveva sbagliare anche precedentemente, però ora ha maggior ragione, nel senso di non dover più avere ulteriori rimorsi in futuro. Quindi sono 3 finali importantissime, sperando di fare 9 punti e vedere se qualcuno magari riesce a lasciare qualcosa per strada. E la vittoria di domenica ha dato del morale e in più la consapevolezza che si può fare, cioè, si può riuscire a fare questi benedetti 9 punti sperando che gli altri magari, ripeto, lascino per strada qualcosa. Dalla partita di domenica scorsa cosa si deve portare sul pullman in Toscana? Di questa partita che è venuta? Ma io non il primo tempo abbiamo fatto male, cioè perché eravamo un po' contratti, forse un pochettino anche con la testa da qualche altra parte, nel senso che quando giochi queste partite alla fine ti preoccupi anche di quello che fanno gli altri, c'è un miscuglio di situazioni che ti portano a dover cercare di vincere per forza. Infatti, ragazzi, gliel'ho detto, finito il primo tempo, che c'è 90 minuti, 90 minuti, anzi 100, perché poi sono quasi 100 minuti. Riesci bene o male, se sei sereno e tranquillo, a far gol, perché da quando sono arrivato il gol l'abbiamo sempre fatto, quindi e questa è la cosa più importante, cercare di non subire e cercare di farlo, perché tanto prima o poi arriva, per quanto posso capire nelle caratteristiche dei ragazzi. Mi porto il secondo tempo cose buone, perché al di là di quelli che sono stati i commenti forse negativi sulla prestazione, una prestazione a due volti. Primo tempo male, il secondo tempo credo che abbiamo fatto anche abbastanza bene, abbiamo creato tanto, siamo stati sfortunati in qualche occasione, contro una squadra che libera di testa ti ha messo in difficoltà, perché poi ci sono anche gli avversari, non dimentichiamo che esistono anche gli avversari. Contro la Lavagnese, Lauria in panchina, entra e segna. Contro nell'ultima partita qui al Comunale, Gagliardi in panchina, entra e segna. E questa è la chiave per tenere un po' sulle spine chi magari aveva dato qualcosa di meno in quel periodo tanto brutto. Non so, a volte è il caso, a volte anche cercare di far capire a tutto il gruppo che è importante in tutte le sue dimensioni, perché senza parlare delle precedenti gestioni, ci sono ragazzi che hanno avuto poco spazio precedentemente, che stanno dimostrando anche. Io l'unica arma che ho sono gli allenamenti, e da lì posso accorgermi se uno è in grado o meno di poter affrontare una partita di questo livello qui, senza dimenticare poi che quelli che sono stati fuori hanno tirato la carretta fino ad oggi, magari possono anche rifiatare, possono essere determinanti partendo dalla panchina, ma non c'è nessun quadro nel tener fuori e poi farlo entrare a farlo, magari sapessi chi dovessi far star fuori perché poi segna. Credo sia un caso, ma questa è la dimostrazione che c'è una squadra unita e che ci crede, perché chi entra e fa bene vuol dire che percepisce che è giusto anche che a volte possa star fuori. Ringraziamo Mister Lupo per la disponibilità e adesso andiamo un po' ai protagonisti della partita di domenica contro il Ghivizzano. Forse il più sfortunato è stato il nostro Riccardo Rotolo che ci ha provato con un bel tiro a giro e finita sulla traversa. Sentiamo cosa ha da dirci. Riccardo, dicevamo prima col Mister, sfortunato domenica, ci hai provato, quella traversa è andata male, ma non è la prima volta. Hai qualcosa da recriminare per quest'anno? Sì, andando anche con l'Argentina e anche il palo con la Lavagnese, però spero, perché è importante, arrivi presto un gol, però arrivato a questo punto della stagione importano solamente fare 9 punti in queste 3 partite per arrivare e sperare che arriviamo noi lassù in cima. Dalla tua esperienza, ancora breve, per la tua carriera calcistica, quanto vorresti questa promozione in Serie C? Tanto, tanto, veramente tanto, servirebbe sia a me ma a tutti, perché a questa giovane età, avendo 18 anni, vincere un campionato di Serie D è tanta roba, ti aiuta sicuramente a te,
sia come bagaglio personale, ma ti fa capire molte cose. Che esperienza ti stai facendo qui a Sanremo? Lontano da casa, un'esperienza tra i grandi? Diciamo, chi sono magari quelli che ti hanno preso un po' più sotto la loro ala, dei più esperti, oppure come ti stai trovando con i tuoi compagni? Dando questa la prima esperienza fuori casa, mi sto trovando molto bene. Sicuramente dei ragazzi della squadra, un po' tutti mi hanno aiutato ad ambientarmi subito, perché non è facile arrivare da sud, diciamo, e ambientarsi subito al nord in questi 6 mesi. Però mi sto trovando veramente bene, è tutto. Cosa ti manca di casa? Di casa normale mancano la famiglia, gli amici, la ragazza, però se non fosse per questo, qui sto veramente bene. Ti piacerebbe continuare nelle tue esperienze anche magari lontano da casa in una carriera che ti auguriamo sia lunghissima? Se uno vuole fare questo lavoro deve giocare per forza fuori casa, secondo me. Quindi spero questo sia l'inizio di una carriera fuori casa. Io sono molto ambizioso e spero di arrivare sempre in categorie superiori, però ci vuole tempo ed avere un duro lavoro. Vediamo, ci vuole anche un po' di fortuna. Ringraziamo Riccardo per la sua disponibilità. Andiamo adesso a un altro protagonista della partita di domenica. Un po' sfortunato anche lui perché ci ha provato, ma è uscita davvero di pochissimo. Tra poco con Luigi Castaldo. Gigi, dicevamo prima con Riccardo, un po' di sfortuna domenica per lui che ha preso la traversa. Anche te, sei andato tanto così dal palo. Le cose non girano bene, quando non devono girare bene, non girano bene mai. Guarda, ti dico, domenica mi importavano solo i 3 punti. Sono contento che sia arrivata questa vittoria, è importante. Siamo a un punto in campionato che purtroppo manca la brillantezza e la spensieratezza di... Purtroppo non si può avere la brillantezza e spensieratezza di inizio stagione, quindi dobbiamo raggiungere il risultato, il bottino pieno con la grinta, con il cuore. E quindi ecco, sono contento di questi 3 punti, contento della partita che abbiamo fatto. C'è stata un'occasione mia, sì, che è uscita di poco, però l'importante è che abbiamo fatto gol, non l'abbiamo preso e sia arrivata questa vittoria importantissima. Cosa vi siete detti nello spogliatoio dopo quel periodo? Qualcosa è cambiato perché i punti hanno iniziato ad arrivare. Vi siete guardati in faccia e qualcosa vi siete detti? No, quello sì, per forza, perché questa squadra ha valori importanti, tecnici, morali, umani. Capita a tutti in una stagione di affrontare un periodo, no? L'abbiamo affrontato, ci siamo confrontati e purtroppo anche una serie di situazioni, chi vede le partite comunque vede che la squadra c'è, ma per un motivo o per un altro, un po' di sfortuna, errori arbitrali, che ce ne sono stati tanti quest'anno, non arrivavano questi 3 punti, quindi dovevamo solo credere più in noi stessi e ci siamo parlati, ci siamo detti questo e nelle ultime 3 partite sono arrivati questi 7 punti che ci portano lì al rush finale e ci permettono di credere ancora in questo campionato, nella vittoria di questo campionato. Le ultime partite abbiamo visto un po' di alti e bassi, per fortuna sono arrivate anche le vittorie. Cosa vi dovete portare in queste due trasferte in Toscana di buono di quanto si è visto in queste partite? Sì, siamo andati a tratti, diciamo, che si è visto bel gioco a tratto, non in tutti i 90 minuti. Io ripeto, io in questo momento del campionato non importa il gioco, il bel gioco, non importa il tenere i 90 minuti pallino del gioco, importano i 3 punti, dobbiamo andare a Serravezza con l'obiettivo di vincere, e anche perché per crederci non abbiamo altre soluzioni, dobbiamo dare tutto, vincere assolutamente questa partita. Affrontiamo una squadra molto molto difficile che in casa nostra ci ha fatto del male nel girone d'andata, però noi ci crediamo, andiamo lì, cerchiamo di vincere e poi a fine partita vediamo i risultati delle altre due squadre. Tu sei uno degli elementi più esperti, uno dei cardini di questa squadra, i tifosi hanno voglia di sentire anche da te che c'è voglia di vincere questo campionato, di salire di categoria. Assolutamente, ci crediamo tutti e vi posso assicurare che non c'è una singola persona che fa parte della Serie Mese che non ci crede. Ringraziamo sempre tutte le domeniche i tifosi perché ci sono vicini, ci incoraggiano, ci credono insieme a noi. Ripeto, il nostro obiettivo è arrivare a 67 punti, vincere queste 3 partite, ce la metteremo tutta e poi si fanno le somme a fine campionato.
Ringraziamo anche Luigi Castaldo per la sua disponibilità. Abbiamo sentito le parole dei nostri giocatori e del nostro mister in vista della trasferta di domenica. Salutiamo anche i tifosi che saranno in trasferta a seguire la squadra e ancora una volta, sempre di più, verso la fine del campionato. Forza Sanremese!